Buonasera e benvenuti a tutti. Partiamo oggi con questa prima live, ne faremo altre 4-5 prossimamente, e parliamo stasera di un argomento nuovo che ci appassiona e che ci affascina e che è Olipay. Siamo qui con Mattia Casadio, che è l'inventore, il promotore, il macchinario che muove tutto quello che è Olipay. Quindi stasera parleremo di qualcosa di leggermente nuovo, sicuramente una grande innovazione da un punto di vista, diciamo, operativo, pratico, però diciamo che lascerei più che altro la parola a Mattia, chiedendogli subito direttamente. Mattia, che cos'è Olipay? Allora, beh, innanzitutto, ciao Franco, grazie, è un piacere parlare con te. Olipay è una piattaforma che consente al viaggiatore di prenotare una vacanza e di pagarla comodamente a rate senza interessi. È un qualcosa che è già conosciuto nel mondo del commercio online o comunque del commercio, e meno conosciuta nel mondo del travel. E c'era stato qualche tentativo da parte delle finanziarie, si utilizzano le finanziarie tradizionali per vendere a rate una vacanza, e poi il mondo si è evoluto nella metodologia di offerta online con le buy now pay later, che sono queste società molto molto importanti, che hanno veramente dato una svolta alla vendita a rate senza interessi, per cui sono dei processi molto, molto più veloci, non ci sono più documenti, tu con un click inizi una rateizzazione. Olipay nasce da un'esigenza che secondo me serviva al mercato, di creare un prodotto specifico per vendere una camera d'hotel. Olipay non è in grado, non sarà mai in grado di vendere un vestito a rate, ma secondo noi è in grado, anzi lo ha dimostrato, di vendere una camera a rate. Mattia, non sei, diciamo, un personaggio di questo settore, non hai lavorato in albergo, diciamo, sei di sponda legato agli alberghi, e la cosa che ci ha affascinato la prima volta che insieme a Franco Grasso ne abbiamo parlato, ci siamo incontrati, è che qualcuno che non è del nostro settore ci viene, ci parla, ci propone un qualcosa che secondo me è molto interessante. E la cosa che mi ha sorpreso è che quando me l'hai spiegato, per me era ovvio, davo quasi per scontato che esistesse, e te mi hai spiegato, dice: no, guarda, non esiste niente del genere. Come ti è venuta questa idea? Da cosa è nata l'idea iniziale? Ma io in realtà ho questa passione della finanza e del turismo, perché in realtà il mio lavoro mi ha sempre portato a... siamo uno studio che segue aziende alberghiere da 20 anni, quindi come consulenza, come commercialisti, e ho sempre avuto il pallino della finanza applicata al turismo, cioè di far crescere il settore alberghiero applicando quello che è la finanza, per cui insomma, per chi non lo sa, abbiamo seguito quotazione, la prima quotazione nella storia di un'azienda alberghiera, abbiamo fatto emissione di prestiti obbligazionari, cioè tutto quello che era finanza, abbiamo seguito una finanziaria che rateizzava camere di hotel. E quindi da di qui come la finanza poteva aiutare il settore alberghiero per crescere le vendite. E, ho fatto un webinar, l'avevo fatto a fine del 2020, e avevo visto un interesse. Quindi avevo parlato di come la finanza avrebbe potuto aumentare le vendite degli hotel, avevo visto un interesse. Mi sono guardato intorno, ho detto: beh, questo sistema delle finanziarie che fanno pagare dei tassi di interessi piuttosto alti, dove c'è uno scambio di documentazione, non è poi così valido nel mondo del turismo, che cosa sta nascendo? E mi sono interessato al mondo delle buy now pay later. Buy now pay later sono queste società che hanno avuto un'esplosione e un impatto veramente importante partendo dal commercio online, vendendo in poche rate. Sono nate dall'Australia e poi pian piano dall'Australia hanno conquistato un po' tutto il mondo e sono presenti in tutto il mondo, con delle valutazioni veramente importanti e delle strutture veramente importanti, e che hanno portato ad aumenti del 20-30% delle vendite di chi lo proponeva. In genere prendono un prodotto, quando tu fai un acquisto online di un prodotto, hai la possibilità di pagarlo in 3 oppure 4 rate. E, se vogliamo far vedere una slide che è abbastanza identificativa di quello che sta succedendo intorno a noi, non so Federico se questo è possibile, pensate che oggi quello della pizza ce ne dovrebbe essere una. Ecco, pensate che oggi a Londra uno può
può prendere una pizza da Domino's Pizza, che è una catena di pizzerie, e pagarle in 6 rate settimanali. Ecco, se noi pensiamo che da qualche parte c'è qualcuno che sta comprando una pizza in 6 rate, allora è abbastanza evidente, grazie Federico, basta così. Allora penso che sia abbastanza evidente che il mondo sta andando prepotentemente verso questa direzione qui. Abbiamo visto nascere nel corso del 2021 Apple Pay Later, Amazon ha iniziato a vendere a rate, recentemente PayPal ha iniziato a vendere a rate, il telefonino Apple viene venduto a rate da tanto tempo, però non abbiamo mai visto vendere una pubblicità di vendita a rate di una camera di hotel. Questo era un po' il nostro sogno, il sogno di Alipay, e lo abbiamo realizzato. Perché oggi ci sono delle pubblicità, sì, è possibile, nelle leve del marketing, ne abbiamo studiato che le leve del marketing sono le 4P, e noi dobbiamo aggiungere la quinta P, che è metodo di pagamento, payments, e il metodo di pagamento diventa oggi quasi più importante. Se ho mandato una slide, non so se Federico la può vedere o magari la può caricare, gliel'ho mandata su WhatsApp, a dire la verità, quindi non so se avrà il tempo di farla vedere. Tecnologico, ma lasciamogli tempo, diamogli il tempo di farlo. Comunque da ieri, c'è la catena Club S, che quando tu entri nel suo sito internet, la prima cosa che ti fa vedere è si allarga un mega pop-up e ti dice... vuoi venire in vacanza da noi da 63 euro al mese, il che vuol dire che è il prezzo che ti invoglia a capire che tu puoi fare una vacanza da 63 euro al mese. Vuol dire una vacanza che magari in settembre che costerebbe 630 euro, che se tu la prenoti 10 mesi prima te la spalmi in 10 rate. Quindi quando tu arrivi in vacanza non ti sei neanche accorto di averla pagata. Io stesso ho prenotato una vacanza in Sardegna quest'estate, la sto pagando 110 euro al mese. Mi sembra incredibile, è un regalo. Io arriverò in struttura, sì, ma ci andrò. Vuoi sapere dove andrò? Hai provato con Alipay? Assolutamente, con Alipay, sì. Al Club S di Roccaruia, la seconda settimana di giugno, io sarò lì pagando 110 euro. E mi sembra una cosa incredibile. Ecco, guarda questo da ieri, appena entri nel sito, questa è proprio una leva di marketing. Cioè, Alipay è una verticale che vuole arrivare fino al cliente. Vedi che bello, il conto della vacanza ti pesa, grazie Federico, da 63 euro al mese, ma quanto è bello da 63 euro al mese. Diciamo... è la stessa cosa di quando esce fuori un nuovo telefonino Apple, che loro ti dicono da 49 euro al mese. Questo era un po' il mio sogno. La cosa che ci è piaciuta, sinceramente lo dico giusto per... perché mi piace raccontarlo, che quando parli con persone che non sono del tuo settore, hanno punti di vista, idee completamente diversi. Noi passiamo la giornata a capire come fare a far sì che i clienti prenotino la camera. Quindi è tutto un ragionamento rivolto da un'altra parte. Lui, che giustamente non si occupa di questo, ha semplicemente pensato, dice, ok, ma hanno prenotato, ma la devono anche pagare. Quindi è l'altro aspetto, quello che per mille motivi noi sottovalutiamo e che invece diventa sicuramente una parte interessante. Però Franco, dimmi. No, scusa, non ti volevo interrompere. Ti ricordi che una volta facevano vedere la foto della camera d'hotel? Sì? Perché prima facevano vedere la foto della camera, poi hanno iniziato a far vedere la foto del paesaggio. Ti immagini che adesso stai vedendo la foto di un elefante per prenotare una vacanza in Sardegna? Non ti sembra? Ma guarda, cambiare le cose cambia. Poi io non ti sto dicendo che cambieremo immediatamente, assolutamente. È soltanto un però il mondo sta andando in quella direzione lì del pagamento, ecco, a rate. Esatto, è quello, guarda, banalmente, ma navigando su internet, la verità è che trovi sempre scritto vuoi pagare a rate, no? Per qualunque cosa, compri, vuoi pagare a rate. Ma io quando pago con la carta di credito mi arriva il messaggio, vuoi rateizzarla? Capisco, tutto giustissimo, però nell'ambito turistico è una cosa che onestamente così proposta così non mi era mai capitata. Allora, sì, scusa, mi dicono che c'è un commento interessante da leggere.
lo sto attivando, non sono contro a prescindere. Detto questo, le finanziarie fanno pagare la vacanza dove avere usufruito, perché un cliente dovrebbe pagare prima, anche se a rate, quando ormai è normale pagare in hotel. Bellissima, diciamo, perché dovresti convincere qualcuno a pagare prima? Se sei d'accordo, Mattia, potremmo guardare insieme la slide con le differenze tra la finanziaria, dove puoi pagare dopo, e Olipay, dove invece paghi prima. Sì, prima della slide magari rispondo proprio direttamente a Marco. È una domanda che anche io mi sono fatto. Olipay il 17 di febbraio ha fatto la prima vendita a rate da Booking Engine direttamente al mondo. Questa è stata una notizia che comunque fa piacere dare. Allora, la finanziaria ti fa pagare dopo un prodotto, perché tu, quando io ho un prodotto, me lo sto godendo dopo e quindi lo voglio pagare anche dopo. E se uno fa questo tipo di vendita e quindi lo vuole ratizzare, tecnicamente deve chiedere, cioè, e deve essere una finanziaria, quindi deve chiedere dei documenti al cliente, deve chiedere tante cose per fare una ratizzazione che vada oltre i 4, 5 o 6 rate e di andare. Diversamente la cosa non è tecnicamente fattibile, e con un click, per essere molto chiare. Le Buy Now Pay Later sono delle società finanziarie che riescono a farlo per brevità di tempo in 3-4 rate. Questa è la differenza. Quando io compro un servizio che sono abituato a fare una prenotazione, poi c'è un lasso di tempo, la Booking Windows, che va da quando io prenoto fino a quando arrivo, una volta che ho finito di godere di questo servizio, quindi della vacanza, io non voglio pensare di doverlo ancora pagare. Questo ovviamente non vale per tutti, però può valere per alcune persone. E considerate che tecnicamente è l'unico modo per fare 10 rate, se no non si potrebbero tecnicamente fare se uno andasse dopo. Quindi ripeto, ma per quale motivo uno a Natale dovrebbe pensare che gli arriva ancora il conto della vacanza che ha fatto l'anno prima? Ad agosto gli verrebbe mai voglia di prenotarne un'altra? No, il giro quale deve essere? Io mi prenoto una vacanza e non me ne accorgo, poi arrivo in vacanza, mi godo questo momento, quando torno a casa io ne prenoto un'altra, magari in anticipo, iniziando dalle 10 rate, e mi pago lentamente la prossima vacanza, magari invernale, poi quella estiva, poi quella che è. Insomma, questo è proprio Olipay vuole essere un nuovo modo di viaggiare, dove tu ti pianifichi la tua vacanza pagandola in piccole rate, quando arrivi ti godi la vacanza, quando hai finito di goderti la vacanza l'hai già pagata. Questa è la filosofia di Olipay. È un'idea, secondo me, per certi versi rivoluzionaria, nel senso che davvero paghi prima di andare. È vero, nel senso, nel momento in cui ho fatto la vacanza Posso pensare a spendere altri soldi, perché l'ho già pagato. Quindi non è che torno a casa e adesso cominciano ad arrivare le rate. E soprattutto è un servizio che puoi prenotare in anticipo, quindi cominciare a pagare lentamente, perché banalmente io penso a tutto quello che acquisti a rate. In realtà sono oggetti, no? Compro il frigorifero, lo pago a rate. Il frigorifero però rimane in casa mia per 10 anni, quindi in realtà se lo pago in 3, 4, 10, quelle rate che vuoi, comunque sì, il frigorifero è sempre lì e durerà nel tempo, e non ne devo comprare un altro, nel senso, non ho bisogno, certo farò altre spese. In questo caso è un qualcosa che dico, beh, devo andare quest'estate in vacanza, cosa che, bene o male, tutti quanti lo sappiamo, ci andremo in qualche maniera, non sappiamo forse dove o come, però ci costringe a cominciare a pensare, e soprattutto l'idea di dire, quando arrivo ho finito di pagare, beh, insomma, è un vantaggio immenso. E poi non è il pagare tutto prima, che comunque può essere una cosa pesante, pagare un po' per volta, suddiviso per un numero abbastanza importante di mesi. Quindi è sicuramente, stiamo dicendo che non tutti faranno così, nella maniera più assoluta. Stiamo dicendo, come ha detto giustamente Mattia, che è un canale nuovo, è un metodo nuovo, va incontro a un'esigenza. Poi c'è chi lo capisce prima, chi lo capisce dopo, chi non lo capirà mai, però rimane comunque una cosa che è sicuramente interessante. E io conosco tanta gente che non compra rate perché non sopporta quell'idea, ma l'idea è il dopo, nel senso, dopo che l'ho comprato devo continuare a pagare, se non lo pago me lo portano via, tra virgolette, e qui no, e qui sono arrivato, ho già pagato e vado in albergo, e quindi non,
Non la vedo come un'ansia, perché l'ansia c'è quando hai ottenuto quello che volevi e ora ti tocca pagarlo. Quando lo stai pagando per poi poterne usufruire, psicologicamente lo trovo molto diverso. Io ho parlato che le prenotazioni arrivano e quindi c'è qualcuno che io ho voluto parlare con le persone che hanno prenotato con Alipay. Ci ho parlato personalmente. Ah. Gli ho chiesto posso chiamarti e gli ho fatto questa domanda: come ti sei trovata? Perché hai fatto? Ma la risposta è stata: ma io sono abituato a prenotare la vacanza in anticipo e poi devo arrivare, devo fare il bonifico, no? E poi dopo devo mettere da parte dei soldi e poi dopo devo mettere da parte i soldi per fare il saldo quando arrivo in struttura. E invece così io non me ne accorgo neanche. Io ho messo la mia carta di credito in automatico, tutti i mesi mi va la mia rata. Avresti voluto pagarlo dopo? Io ti dico, questo noi non abbiamo un campione, cioè perché è una cosa nuova e comunque è una tendenza. Ha detto assolutamente no. Cioè io quando sono a casa, ma per quale motivo? Mi ha detto, ma per quale motivo io? Io quando arrivo a casa la vacanza, voglio aver finito la vacanza, ma lo voglio essere goduta, anche perché le vacanze costano. Cioè, delle vacanze importanti. E la gente che viaggia, il viaggiatore che mi sono fatto questa idea, anche guardando il profilo e parlando con le persone che, alcune persone che hanno prenotato con Alipay, non sono persone che noi dandogli il prezzo basso li stiamo costringendo ad andare in vacanza e poi dopo li mettiamo in crisi perché la devono pagare, che è bruttissimo anche come segnale, non mi piacerebbero. Sono persone che stanno bene, vogliono tranquillamente pianificarsi, togliersi di mezzo il problema di dover pagare la vacanza e vogliono arrivare in vacanza felici e sereni e quando l'hanno finito ne programmano un'altra. Sono dei viaggiatori. Questo è un metodo per incentivare e gente a viaggiare in modo comodo, questo vuole essere. E infatti non sono persone che in questo momento io vedo, forse perché è anche nella fase finale, sono persone che utilizzano la carta di credito, vedo più medici, ce ne sono stati di più professionisti, cioè, ma gente che comunque utilizza la carta di credito normalmente e poi non si guarda magari l'estratto conto più di tanto, insomma questo è per ora. Senti, noi ne stiamo parlando ormai in maniera ampia e magari anche approfondita, ma non abbiamo spiegato come funziona da un punto di vista pratico, se non... Se guardiamo la slide, forse con le differenze riusciamo a evidenziare a tutti le caratteristiche, le peculiarità di Alipay rispetto alle tradizionali finanziarie, quelle buy now, pay later, che hanno, diciamo... Hanno delle caratteristiche. Questo Alipay ha caratteristiche diverse, ci è piaciuta per questo motivo. Vado, le leggo sì. E poi dopo commentiamo. Alipay parte da un minimo di 2 a 10 rate, quindi è il cliente, se ho capito bene, che sceglie in quante rate pagare. E l'ultima rata, se non sbaglio, è il giorno, il mese dell'arrivo in struttura, quindi quando arrivi in albergo è già pagato. Sì. Al contrario, le buy now pay later tradizionali sono a un massimo di 3 rate, quindi diciamo che banalmente la differenza, se correggimi se sbaglio, è che posso avere importi più piccoli, posso tranquillamente pagare in 3 rate con Alipay se voglio, però posso pagare anche in 10, cosa che le altre non mi permettono di fare. Sì, cioè, Alipay ha un algoritmo che quando uno fa una prenotazione ti calcola dal giorno della prenotazione al checkout quanti mesi sono. Se sono 10 mesi ti dà 10 rate, se tu prenoti 7 mesi prima ti dà 7 rate, se prenoti 4 mesi prima ti offre le 5 rate. Quindi l'algoritmo ti calcola un numero di rate massimo nella tua booking windows. Questo è quello che fa. Che scadono nel momento del checkout. Invece le buy now pay later tradizionali, loro hanno un numero di rate fisse che sono 3, alcune ce l'hanno anche 4, alcune le hanno bisettimanali, però diciamo il lasso di tempo sono quelle in genere questi 60 giorni e ovviamente queste rate qui possono andare anche dopo la consegna del bene o in questo caso il check-in, cioè posso il check-out, possono andare dopo anche perché sono delle finanziarie. E poi se vuoi vado avanti io a elencare, dimmi come preferisci. Allora, Alipay è senza limiti di importo, quindi se io faccio una prenotazione, oggi faccio una prenotazione per una vacanza estiva che mi costa 3-4 mila euro, come è già successo, tranquillamente metto la mia carta di credito e la pago in 2, 3, 4, 5 serate in base a quello che il programma mi calcola, l'algoritmo mi calcola, ma come massima ratizzazione all'interno della booking window. Quindi senza limiti di importo.
Le buy now pay later tradizionali invece hanno un importo limitato che in genere può essere 1.000 euro, 1.500, 2.000, insomma ognuna di loro hanno, ha una cosa. Diciamo che oggi come oggi, se guardiamo i metodi, giusto per dare un'informativa un po' più chiara a chi ci ascolta, Olipay è abbastanza un unico nel suo settore, cioè è stata creata appunto per vendere camere d'hotel. Le buy now pay later tradizionali, io ho voluto... Cioè, mi piace parlare di buy now pay later tradizionali, perché a parte che tradizionali non va bene per le buy now pay later, perché sono una cosa veramente nuova, sono nati qualche anno fa, però era giusto per trovare qualche differenza. Vi posso fare dei nomi giusto per identificare, certo, alcuni nomi, certo, che noi sentiamo, che sono per esempio Klarna, che sono Clearpay, che sono Scalapay. Queste sono quelle che in Italia sono più conosciute. E, ancora nel settore del travel, soltanto una di queste è entrata nel settore, ha dichiarato e sta entrando nel mondo del travel. Per cui io parlo delle buy now pay later. A livello mondiale ce ne sono tantissime, ce ne sono alcune che sono più presenti in certe zone, alcune in altre, alcune negli Stati Uniti, c'è Afri negli Stati Uniti, insomma un po' in tutto il mondo. Olipay invece è un tipo un po' in particolare. Se ti devo dire che, per quanto mi risulta, esistono altre tipologie simili a Olipay, mi verrebbe da dirti di no. Quindi Era quella cosa che ci ha stupito, esatto, all'inizio, e che effettivamente non abbiamo trovato. Esatto, tecnicamente il fatto, le buy now pay later, il fatto di essere delle finanziarie che quindi sono nate per vendere un prodotto e quindi devono coprire il rischio che qualcuno se ne vada senza aver pagato il prodotto, questo è il fatto che sono delle finanziarie, le porta ad avere delle, chiamiamole particolarità, perché poi alla fine tre rate vanno benissimo. Noi adesso gli abbiamo messo il puntino rosso perché cerchiamo di applicare al turismo, ma se noi facciamo la stessa slide e l'applichiamo al commercio online, Olipay ha tutto rosso e le altre hanno tutto straverde. Ci mancherebbe, non e c'è poi dubbio, per altre, per magari per certi tipi di vendite, il fatto che ci siano tre rate può andare bene. Noi qui stiamo facendo una valutazione per un hotel che magari ha una prenotazione cioè a 360 gradi, cioè io riesco a soddisfare tutto. Rischi, non ci sono rischi con Olipay, non ci sono rischi con le altre buy now pay later. Le altre buy now pay later assolutamente, perché sono delle finanziarie, quindi coprono il rischio. Per quanto riguarda Olipay, il fatto di avere una prenotazione dove il pagamento inizia prima dell'arrivo, se per caso un cliente non mi paga le ultime due rate, farà il saldo di struttura, quindi male che vada uno si comporta come si è sempre comportato. E le rate vanno dalla prenotazione fino a quello del checkout, l'algoritmo calcola appunto il numero massimo di rate all'interno di questo periodo. La buy now tradizionale fa rate anche oltre il checkout. Questo è rosso, ma deve essere verde, attenzione, perché è una cosa in realtà positiva. Beh, diciamo che se lo confrontiamo a Olipay, nel senso, Olipay ha questa caratteristica. Io adesso faccio l'avvocato del diavolo e penso all'albergatore, nel senso, io qui incasso tutti i soldi prima. È vero che non ho rischi in entrambe le situazioni, però con Olipay incasso tutto prima, con le altre posso incassare anche dopo, egoisticamente parlando. Per me questo è un vantaggio, per me albergatore, sto parlando Sì. Poi Olipay non c'è nessun problema in caso di cancellazione, nel senso che essendo una rateizzazione dove arrivano in realtà tutte caparre mese per mese, in caso di cancellazione uno chiude la prenotazione e quindi non vanno più altre rate, il credito rimane fondamentalmente dell'albergatore. Nel caso delle buy now pay later tradizionali possono essere un po' meno flessibili, ognuno ha la sua politica, in caso di cancellazione in realtà perché questo credito è stato ceduto, insomma è stato portato in una finanziaria. Olipay è stata studiata per la vendita di camere d'hotel, si vede dal nome Olipay, pagati una vacanza. Le buy now pay later tradizionali sono nate per il commercio online. Certo. E quindi acquistare un oggetto è, per mille motivi e mille altri motivi, noi che parliamo di revenue management, è un'altra cosa. Una vacanza è un discorso diverso, quindi anche in questo caso gli strumenti che utilizziamo hanno logiche diverse. E, appunto per il fatto di non essere una finanziaria, Olipay è valida per hotel in tutto il mondo. Quindi se oggi un hotel in Cina vuole iniziare a vendere rate con Olipay, lo può fare.
con una buy now pay later tradizionale deve trovare una buy now pay later tradizionale cinese o perlomeno che è appoggiata a una finanziaria che la fa operare in Cina. Quindi ad oggi le buy now pay later che ci sono hanno dei paesi nelle quali sono presenti, però non in tutto il mondo. Il che vuol dire che, faccio un esempio, se uno integra Alipay in un booking engine che ha clienti in tutto il mondo, non tutti i loro clienti la possono utilizzare. Quindi c'è una differenza anche questo. La cosa, secondo me, piuttosto importante è che Alipay è anche per clienti provenienti da tutto il mondo. Assolutamente. Mentre le buy now pay later tradizionali funzionano soltanto per clienti che provengono dai paesi dove la buy now pay later è presente. Faccio un esempio: se noi abbiamo una buy now pay later che è presente soltanto in Italia e in Australia, faccio un esempio, queste può ospitare clienti italiani e l'hotel in Italia, ci vanno hotel italiani e hotel australiani, punto. Se noi abbiamo un hotel che è a Roma e gli diamo l'IPay, questo può rateizzare clienti che vengono dalla Cina, dall'America, dalla Tunisia, da qualsiasi parte del mondo, senza problemi. Se lo fai con una maniera tradizionale, questo non è possibile. Sicuramente da tutti questi paesi non è possibile. Questo è legato al circuito delle carte di credito, quindi non ha niente di nazionale, per intendersi. Alipay non essendo una finanziaria, non deve coprire un rischio di insolvenza da parte del viaggiatore. Questa è la differenza che... per cui se noi sommiamo un po' le tre caratteristiche principali, che sono il fatto che Alipay può dare da 12 rate, quindi può coprire una rateizzazione anche di 10 rate se uno prenota tanto in anticipo. Il fatto che non c'è limite di rischio, mentre le altre hanno un limite di importo sopra i 1.500, 2.000, quello che ognuno sceglie, non vanno. E in più non soddisfano clienti provenienti da tutto il mondo, è evidente. Basta soltanto che ci sia, per le buy now, per le terre tradizionali, basta soltanto che ci sia una di queste tre componenti per non funzionare, cioè per non offrirti il metodo di rateizzazione. Allora, facciamo l'esempio di noi abbiamo delle grandi città d'arte, no? Pensiamo a Venezia, a Firenze, pensiamo a Roma, un hotel a Roma dove una gran percentuale di clienti sono estere, comunque un soggiorno di qualche giorno può costare più di 2-3 mila euro, insomma già sono due punti, magari chi lo prenota con 5 mesi di anticipo, qui già è saltato, basta che ce ne sia una di queste componenti per non poter utilizzare pienamente le prenotazioni. Questo non vuol dire che non funzionano, assolutamente funzioneranno nel loro mercato, ci mancherebbe altro, però mentre Alipay, come vedi, è un prodotto che comunque ti soddisfa al 100% tutte le prenotazioni, quindi quando tu ce l'hai e lo metti su tutte le prenotazioni senza rischio sicuramente le soddisfi, con le buy now pay later tradizionali sicuramente hai degli intoppi, perché lo straniero ti può capitare, perché magari qualcheduno che prenota prima oppure qualcheduno che vuole realizzare una vacanza alta la puoi avere. Quindi hanno il loro mercato, vanno benissimo, ci mancherebbe altro, però le caratteristiche sono queste. Di base c'è che Alipay non è una finanziaria, le altre bene o male sono o sono appoggiate a delle società finanziarie. Con i problemi, con i limiti per questo che abbiamo visto. Per questo motivo qui anche Alipay ha un costo di commissione che è del 2.4%, compreso il gateway di pagamento e le commissioni carte di credito, e le buy now pay later tradizionali hanno un costo superiore. Adesso qui ho indicato un 4-6%, indicativamente, yeah. Questo può essere un range di prezzo. E, con Alipay l'hotel incassa rate, quindi ogni volta che alla prenotazione c'è la prima rata, l'hotel incassa una rata, poi il mese dopo c'è un'altra, l'hotel incassa una rata, e così via fino al checkout. L'ultima rata è al checkout? L'ultima rata è il primo giorno del mese di arrivo. Poi in realtà il cliente la vede il 14 del mese successivo, quindi quando è tornata a casa, perché l'ha debito della carta credito dopo. E invece le buy now pay later anticipano completamente il credito. Questo può essere un vantaggio da un punto di vista finanziario per una struttura, perché se fa una rateizzazione di 900 euro da un cliente italiano che prenota qualche mese prima,
si vede arrivare immediatamente tutto l'importo, e quindi questo è un punto di maggior vantaggio da parte dei loro confronti. Olipay è una startup, quindi ha iniziato a operare, ad integrare Booking Engine dal 2022, quindi da veramente pochi mesi, quindi è a tutti gli effetti una startup, è poco conosciuta. Le buy now pay later tradizionali hanno veramente un business avviato, sono conosciute, insomma hanno già un bacino di clientela proveniente anche da altri settori che sicuramente le aiutano a essere più conosciuti e a penetrare eventualmente maggiormente il mercato, insomma questo è quello che è. Sì, però ribadisco, io mi preoccupo di come fare a convincere i clienti a prenotare, e tutto quello che è un limite, in qualche maniera, qualche cliente lo perdo, semplicemente perché non può fare questa, non può fare quella cosa. Banalmente mi dici, da certi paesi non posso prenotare, certi importi non li posso spendere, addirittura la rateizzazione è limitata a un numero di rate inferiori, quindi tutti aspetti che potrebbero non piacere ad un cliente. Quello che oggi piace, oggi un americano... Oggi un americano, un giapponese che vuole venire in vacanza pagando rate a Roma, al 100% non c'è una buy now pay later che lo soddisfa. Esatto, è pensata per questo mercato. Cioè, ti ho fatto un esempio, ecco, ti ho fatto un esempio. Oggi se per caso io voglio prenotare una vacanza per quest'estate, come è avvenuto, no? in un clubhouse, giusto perché l'abbiamo fatto spendere 3.000 e passa euro rate, non c'è nessuna buy now pay later che gli possa finanziare questa cosa qui. Oggi se io voglio prenotare e pagare a rate una vacanza quest'estate, non c'è nessuna buy now pay later che gli offre una possibilità di realizzare da adesso che marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto, che sono già 5-6 rate, non ce n'è nessuna. Ecco. Poi ovviamente questo non vuol dire che, cioè, nella completezza questo è, io penso che eventualmente le due tipologie potrebbero completarsi magari nel sottodato oppure in qualche cosa, però comunque di fatto questo è, cioè, questo te lo posso assicurare, insomma, non sul fatto del cliente che viene dall'estero, non, ma anche soltanto uno di Malta che viene da noi, non bisogna andare tanto lontano. Molto probabilmente anche uno dalla Grecia che viene in Italia non fa un po' fatica. Adesso non conosco tutti i paesi dove sono tutte le buy now pay later, quindi non vorrei dire cose che vanno. Però... Al di là del fatto che poi sul turismo ce n'è soltanto una, quanto mi risulta. Esatto. Noi abbiamo parlato di importi alti, cioè 3.000 euro, 1.000 euro, però niente di vero che io paghi a rate 200 euro, cioè 20 euro al mese. Non è che necessariamente c'è un limite verso il basso. No, assolutamente. Quindi in realtà vale per qualunque tipo di... Perché sennò sembra quasi che sia fatta pensata per le vacanze, quelle lunghe, quelle al mare di tanti giorni o in montagna. In realtà se io vado 3 giorni a Roma e spendo 300 euro... posso tranquillamente finanziarla a rate. Guarda, con Olipay, se io prenoto oggi per domani e sto un giorno in una qualsiasi città e pago 100 euro, che sarebbe proprio il limite, mi dà due rate da 50 euro. Chiarissimo. Perfetto. Magari uno dice, ma non è tanto utile, comunque io sto prenotando oggi per domani, insomma. No, è chiaro, però il limite funziona anche in questo caso qui. Esatto, era quello. Capisce che funziona in qualunque cifra, in qualunque tempo. Sì. Questo è il... Non c'è neanche bisogno di registrazione, cioè, mentre in tutte le buy now pay later il cliente si deve registrare nel sito una volta soltanto, ovviamente mettendo i propri dati e tutto quanto. Con Olipay uno fa la prenotazione nel Booking Engine, cioè nel sistema di prenotazione che c'è nell'hotel. A quel punto lì, se l'hotel è integrato, in automatico mette la sua carta di credito, seleziona pagamento con Olipay, si vede accreditata la prima rata subito e ogni mese tutte le altre. Quindi è veramente è un click, è quello a cui siamo tutti abituati sempre a fare. Mettiamo la carta di credito, invece di pagare subito paghiamo a rate. Cioè, non mi chiedi l'ennesima username e password per registrarmi, che dimenticherò e che non sembra una cosa da sottovalutare questa, sicuramente. Sì. Senti, abbiamo visto tutte le differenze? Ci viene in mente qualcos'altro? Sono queste. Le particolarità sono queste.
Ah, no, una curiosità, mi hanno detto che hai 500 alberghi in attesa di essere attivati? 5.000 no, sono centinaia, sono veramente centinaia, queste, tante centinaia, sì. Sì, perché adesso abbiamo iniziato con l'integrazione dei vari booking engine, essendo partiti, e quindi gli hotel che hanno Hotel Door, Hotel in Cloud, Passepartout, Hermes Hotel, loro sono già integrati e stanno già iniziando, stiamo iniziando le attivazioni, stanno iniziando a vendere rate. Poi ieri abbiamo avuto la firma di un contratto con un altro grande booking engine 5 stelle che entra prestissimo a utilizzare Olipay, e poi oggi abbiamo avuto una conferma di un altro grande player, per cui diciamo il mercato italiano da qui a un paio di mesi un po' tutti gli hotel potranno attivare il metodo di pagamento con Olipay. Diciamo che il mercato italiano entro la fine di, diciamo andando male la metà, diamoci il mese di maggio, un po' tutti i sistemi di preventivazione di booking engine avranno la possibilità di offrire l'integrazione di Olipay. Quindi diciamo che un po' il mercato italiano, ecco, ha questa svolta qui. Questo vale per Olipay, ma poi in realtà anche a qualche altro player, insomma, sta facendo questo percorso. Però Olipay l'ho fatto, insomma, nel giro di un paio di mesi ha concluso tutte le integrazioni, sì, sì, o perlomeno quelle principali che interessavamo. Quindi diciamo che la svolta ci sta, la parte più delicata, perché poi è la fase 2 del mercato, pian piano abituare il cliente a questa nuova tipologia di pagamento, perché magari inizialmente prova. Penso che tutti noi, prima di fare un acquisto su Amazon, ci abbiamo pensato 20 volte, e io stesso, proprio ai tempi, prima di mettere una caccia, ci abbiamo pensato molte volte. Però le prenotazioni ci sono. Ma guarda, mi preoccupano meno i clienti, in tutta sincerità, non mi preoccupano, perché specialmente le nuove generazioni, cioè quelli che hanno 30 anni ora, sono abituati a pagare col cellulare, a pagare a rate in maniera abbastanza disinvolta, quindi non lo vedo un problema così grosso, onestamente. Sì, è vero, è la novità, ma fai passare un mese e vedrai che... E poi, sinceramente, insisto, è fatto con la carta di credito, quindi se ho qualcosa da ridire, io chiamo la mia carta di credito, cioè se è un addebito irregolare, è semplice anche andare a lamentarsi e trovare una soluzione. Quindi, in tutta onestà... Sì, questi problemi effettivamente non ci sono più. E ti dico che la cosa che mi ha fatto più piacere sono le richieste da parte di clienti che sanno che c'è questo servizio, che ci chiedono quali sono gli hotel, se in quella destinazione ci sono hotel che hanno... Questa è una cosa che fa molto piacere, perché fa capire che il mercato... Sì, per questo il cliente non mi prenota. Il cliente vorrà poi, giustamente, cercherà nei limiti del possibile, la prossima volta che vado in vacanza voglio utilizzare Olipay anche nell'altra struttura. Quindi, prossima vacanza che faccio, andiamo a cercare un albergo che abbia Olipay. E questo è sicuramente una cosa che questa è importante. Nel senso, io la vedo sempre dal lato albergo e canale di vendita, e questa secondo me è importante davvero. Mattia, siamo arrivati, credo, alla fine, la mezz'ora che ci eravamo dati di tempo per mostrare Olipay e le differenze, l'abbiamo, diciamo, svolta tutta. E mi chiedono di ricordarvi che tutti coloro che sono in ascolto e non, che la registrazione rimane su questo canale, quindi può essere vista anche in un secondo momento, e poi potete scrivere in qualunque occasione. Mattia, insomma, vi risponde lui personalmente. Se parla con i clienti che prenotano, figuriamoci se non parla con chi è interessato al suo servizio, ci mancherebbe altro. Mattia, io ti ringrazio tantissimo per tutte le informazioni che ci hai dato, ringrazio tutti coloro che hanno assistito e partecipato, e vi ricordo che settimana prossima ne avremo un'altra e affronteremo sempre con Olipay, però tutto da un altro punto di vista. Cerchiamo di fare delle live settoriali e quindi sarà da, diciamo, studiata un po' su argomenti diversi. Scusate, mi dicono che fra 2 settimane, non fra una settimana, vi chiedo scusa, quindi fra 15 giorni ci sarà la nuova live su un altro aspetto importante di Olipay sul mercato turistico internazionale. Grazie Mattia, grazie a tutti. Grazie Franco, è un gran piacere, è stato un gran piacere. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao.